Ma è stata una bellissima partita, soprattutto a livello di energia che siamo riusciti a mettere in campo e che abbiamo trasmesso al pubblico. Loro sono una squadra di alto livello, ma noi abbiamo dimostrato che comunque nella pallacanestro, oltre insomma, al talento, ci serve anche altro per vincere le partite. Siamo stati bravi, però insomma, fortunatamente o sfortunatamente nello sport c'è sempre un avversario dopo e quindi è già nel cassetto. Sicuramente è una bella settimana, nel vero senso della parola, perché comunque ti dà l'opportunità di giocare tanto, di confrontarti molto. Abbiamo degli scontri diretti da affrontare nello stesso modo in cui abbiamo affrontato le ultime due partite in casa. Sono appunto perché sono scontri diretti, partite molto importanti che ci permetterebbero appunto di dare una boccata di ossigeno. Detto questo, insomma, ogni partita è a sé stante, quindi vedremo nel corso della settimana. Sicuramente è impegnativo, però allo stesso modo divertente. Ho degli amici a Piacenza, ho un buonissimo ricordo di quell'anno, una società fatta di persone fantastiche che vivono in modo molto simile qui a Mantova la pallacanestro e la squadra. Quindi sono molto, molto vicini ai giocatori, a me hanno trattato molto bene, quindi in realtà non ho niente con loro. La partita in sé, tecnicamente e tatticamente, è una partita bella, perché comunque loro ci assomigliano abbastanza dal punto di vista tattico, almeno. Perché sono una squadra anche loro giovane, una squadra che piace correre, che fa dell'energia e della difesa i loro punti forti, quindi speriamo di andarci a divertire, ecco. Poi insomma, il risultato alla fine lo vedremo, speriamo sia dalla nostra parte, però io spero sia una partita divertente. Verona è stata una partita di cuore, siamo riusciti, grazie alle soluzioni tattiche, a inveiare sulle loro situazioni lunghi che potevano essere un pericolo a livello del tiro da 3 punti, e abbiamo concesso dei tiri che Verona si è presa con grande caparbietà allo scadere dei 24 secondi. Segno che stiamo crescendo a livello difensivo e possiamo naturalmente fare meglio, ma i segnali di processo, di crescita e di situazioni positive ci sono. È stata una partita di cuore perché abbiamo agguantato la vittoria a 40 secondi dalla fine con il tiro di Ferrara, ma andando a spezzare l'inerzia della partita di Verona. Anche sul più 6 la squadra non si è mai disunita, ha voluto giocare con energia, non ci stava nel perdere, il pubblico era super caloroso e questo ci ha spinto incredibilmente a questa grande vittoria. Sì, è una squadra, non dimentichiamoci, che ha vinto a Treviso e a Verona. È una squadra che gioca, come diceva Tommaso, con grande energia, una squadra che non molla mai. All'andata eravamo sopra di una ventina di punti e un po' anche complice dell'infortunio di Venca in questa situazione, e sono riusciti a rimettersi in partita e alla fine l'abbiamo spuntata di 1 punto. Quindi è una squadra che non molla mai, e anche con Imola è partita con un parziale di 15-0 per Imola, ma alla fine l'hanno persa all'ultimo secondo. Una squadra che fa dell'energia il loro cavallo di battaglia. Corrono veramente tantissimo, hanno i lunghi che sono molto utili e possono tirare da 3 punti e vanno tutti a rimbalzo d'attacco e hanno bocche da fuoco come Formenti, Marrei e Sabatini che sono veramente tre giocatori di alto livello. Sarà una partita dove la concezione difensiva deve fare da padrona. Ognuno di noi, perché sarà una partita a livello più che tattica, sarà una partita di gestione delle caratteristiche individuali di ogni singolo giocatore. Ci dovrà essere un forte senso di responsabilità a livello di difesa, in modo tale da andare a contenere i loro punti di forza.